Bene, il calcio va avanti e domenica si riprende. Benvenuti ad Anteprima Sport con una nuova puntata nel corso della quale parleremo dei problemi del calcio con un personaggio autorevole e con tanti ospiti, subito dopo il breve stacco. Sigla. Bene, stati vuoti e senza pubblico, con danni enormi per le casse societarie e campionati minori ancora sospesi. Emiddio Bianchi ha incontrato l'eterno presidente della Lega Calcio del Molise, Pietro Di Cristinzi, pensate da oltre 30 anni al vertice della Lega, che ci parla, sia pure con molto ottimismo, proprio della forte difficoltà che il calcio sta attraversando e dei campionati di eccellenza. Sta cercando una ripartenza, speriamo che questo avvenga nel miglior modo perché è un segnale forte che viene dato praticamente della presenza ancora del calcio nelle nostre comunità, nelle nostre regioni. E insomma, in questo momento si sta vivendo un momento veramente difficile, però dobbiamo essere anche propositivi, dobbiamo avere un po' di ottimismo con la speranza che con la vaccinazione la pandemia perda quel potere che ha avuto fino ad oggi, che dura ormai da più di un anno, e si ricomincia a tornare verso la normalità. Senta, a proposito di ottimismo, cosa ne pensa della ripresa dei campionati, di eccellenza e promozione? Per me erano indispensabili, lo sto dicendo da tempo questo particolare, ritengo che sia un atto dovuto perché è un segnale forte che viene dato, e l'eccellenza. In particolar modo, io già nel mese di novembre in consiglio direttivo di Lega avevo sollevato il problema che l'eccellenza molto probabilmente poteva avere il riconoscimento di attività praticamente di interesse nazionale. Ci si è riusciti come Lega e questo è stato un grande risultato. Ricominciare sarà un grande risultato, dice il presidente Di Cristinzi, e si spera che presto riprendano davvero anche i campionati minori. Domenica intanto si riprende con la Serie D, la squadra del presidente Luigi Rega andrà in trasferta a Castelfidardo, trasferta ovviamente non facile, un avversario alla portata del Matese, certamente sì, che ha appena 2 punti in più in classifica rispetto ai matesini. Sentiamo cosa ha detto Mister Urbano, che abbiamo incontrato prima della seduta di allenamento, proprio sulla gara di Castelfidardo. Allora, con Corrado Urbano, allenatore dell'FC Matese, 11 risultati utili consecutivi, ma pensiamo che i prossimi due saranno fondamentali, i prossimi due incontri. Sì, già ragioniamo sempre il prossimo, guardando una partita alla volta, ci apprestiamo ad affrontare la trasferta di Castelfidardo che sta facendo un buon campionato, che già nella partita d'andata dimostrò di essere una squadra abbastanza rognosa, ostica, che porta nelle ripartenze. Però noi dobbiamo andare là con la consapevolezza appunto, di tutte queste difficoltà, però anche con la consapevolezza e con la convinzione che se giochiamo come stiamo giocando possiamo tornare a casa con un risultato positivo. Anche perché il Matese attualmente è la squadra forse più temuta nel girone. Ma no, questo non lo so, noi stiamo facendo bene, ma siamo obbligati a continuare a fare bene domenica dopo domenica, perché io dico sempre che è una classifica un po' strana dove se sbagli una o due partite consecutivamente puoi ritrovarti di nuovo nel calderone. La classifica è corta, il Castelfidardo è una squadra che alla nostra portata, dove noi possiamo andare a giocarcela per ottenere anche la vittoria, rispettando sempre l'avversario e con la consapevolezza appunto che bisogna dare sempre il massimo. Il massimo significa vincere, ma si accontenterebbe anche di un pari. Ma accontentare, sono difficile fare questi tipi di ragionamenti. Uno non va mai a giocare né per il pari né per la sconfitta. Uno gioca sempre per la vittoria. Poi dopo le partite, ogni partita ha una storia a sé. Quindi io dico che noi dobbiamo continuare a fare ottime prestazioni.
Bene, dopo Urbano, altro protagonista di questa stagione, lo ricordiamo, la squadra ha infilato 11 risultati utili consecutivi, è Abreu. Il direttore sportivo Raffaele Corsaro, che ringraziamo, lo ha portato ai nostri microfoni e sentiamo. Allora, Leo Abreu, la prima domenica è in panchina, però come sei entrato, la tua forza, il tuo spirito di abnegazione si è visto? Sì, veramente è stata la seconda, che la prima è stata dopo subito il Covid, questa è stata la seconda. No, io in banchina da titolare cerco di aiutare la squadra a fare il meglio possibile per guadagnarci i 3 punti alla fine partita. Quanto ti manca il gol? Mi manca, però penso che in questo momento la squadra, i 3 punti, la vittoria è più importante del mio gol personale, perché prima viene la squadra e poi viene gli obiettivi personali, e in questo momento stiamo facendo bene, il gol arriverà come ho fatto anche gli altri anni, con calma, senza fretta e stare tranquillo. Per oggi è tutto, la nostra trasmissione termina qui. Grazie a tutti voi che ci avete seguiti da casa. Alla prossima, sigla!